La guerra nasce nella mente degli uomini. 1.464 miliardi di dollari. Questa è la spesa militare mondiale nel 2008, in aumento del 4% rispetto al 2007. Ma quanto investe l'Italia in questo settore? Di questo e di altri argomenti si è parlato a Science for Peace, il convegno mondiale organizzato dalla Fondazione Veronesi il 20 e 21 novembre. Tra i suoi obiettivi, la riduzione e la razionalizzazione delle spese militari dei governi europei. Ne abbiamo parlato con il generale Fabio Mini. Razionalizzare le forze, razionalizzare tutti gli agenti della sicurezza significa risparmiare, significa devolvere più risorse ad altri progetti e significa anche dare più sicurezza in sé. Come mai un uomo dell'esercito parla di riduzione delle spese? Quando vedo come vengono sprecati i soldi, ma come vedo anche come vengono sprecati i soldati in giro per il mondo e che cosa i soldati sono chiamati a fare, e non condividendo sempre le ragioni per le quali questi soldati sono impiegati, insomma sono anche molto critico con la mia posizione militare. La legge 185 del 90 impone al governo di rilasciare ogni anno i dati dell'export italiano di armi e di quali sono le banche che appoggiano le transazioni. La fetta più grossa del rapporto tra banche ed armi è quella del finanziamento diretto, dei fidi, dei prestiti per sviluppare i sistemi d'arma, e quindi il nostro prossimo step è chiedere alle banche maggiore responsabilità. Sappiate che se mettete 1000 euro in questa azienda state finanziando anche, perché non sono al 100% militari, queste cose. Dovete esserne consci e credo che anche le persone che poi si servono di queste banche per il loro conto corrente lo debbano sapere. Per così la voglia di profitto di industrie, complessi e anche mercanti senza scrupoli, noi falliamo nel controllare il traffico di armi verso quei paesi che l'ultima cosa che dovrebbero avere sono proprio le armi. Nessuno di noi può escludere, temo, che le armi che hanno ucciso i nostri soldati in Afghanistan siano state costruite in Italia. Il rapporto del Presidente del Consiglio sull'esportazione e il transito di materiali di armamento mostra come le autorizzazioni alle esportazioni di armamenti abbiano raggiunto nel 2008 la cifra record di oltre 3 miliardi di euro, con una crescita di quasi il 29% rispetto al 2007, alla faccia della politica di Biden.